E allora eccoci qua di nuovo in diretta, Quarta Parete, il Teatro in Radio su Radio Sonora, e arriviamo dritti dritti all'ultimo intervento. La nostra ospite ci parlerà di questo spettacolo che sarà in scena al Teatro Testaccio dal 29 al 31 ottobre, dal titolo Piccoli crimini coniugali, un testo famoso di Emmanuel Smith, che è stato portato in scena da tanti altri artisti, insomma, importanti, e adesso ne parliamo naturalmente con la protagonista femminile, che è Laura Monaco. Buonasera, Laura. Eccoci, Buonasera. ecco, tutto bene? Eccoci. Ecco, Benissimo, tu? l'applauso per te, Laura, perché siamo a teatro noi, naturalmente. Grazie. Allora, Grazie. quindi ultimi Allora, giorni, intanto volevo prego. precisarti che le date sono 28, 29 e 30. Facciamo dal giovedì al sabato, Va abbiamo bene, saltato la domenica, ho posticipato, quindi in perché realtà quindi, 28, 29 e 30 ottobre. sì. Abbiamo evitato Halloween pensando che magari le persone non Giusto, venissero a mi teatro, quindi abbiamo pare detto giusta facciamo così. intuizione. Allora, Piccoli crimini coniugali, questo splendido Sì. testo, insomma, che ha avuto anche tante rappresentazioni, come dicevo, a teatro, è un testo di Emmanuel Smith, che è un po' un gioco al massacro questo testo, no? Tra una coppia che vive un menage familiare apparentemente tranquillo. È uno spettacolo che parla di coppie, uno spettacolo che parla anche di soggetti singoli, perché all'interno della Certo. coppia sono sempre due persone distinte e separate. Quando le cose si fondono troppo, magari uno dei due perde un pochino la bussola, diciamo Sì, così. diciamo di sì. E il testo chiaramente è conosciuto, quindi tutti sanno il E finale e come? quant'altro. Però la nostra rilettura è stata Ecco. intanto con una scelta molto forte, senza andare sul perbenismo, il buonismo, i sensi di Sì, sì, colpa, sì, ma sì, una sì. regia molto forte in cui uomo e donna sono a livello paritario su tutte le cose, quindi pregi e difetti. Tanto vale uno, tanto vale l'altra, Certo. tanto sbaglia l'uno quanto sbaglia l'altra. Quindi non c'è assolutamente nessuna forma di giudizio, quanto far vedere quanto si può essere feroci l'uno con l'altro se non si instaura un dialogo vero. E questa coppia finalmente inizia ad avere un dialogo vero. L'innovazione della nostra regista Pina Panettiere è stata anche di inserire la musica dal vivo. Quindi in scena con me c'è Marco Zangardi per la Sì, parte di recitazione. E poi certo. abbiamo piano e musica e voce di Claudio Giovannini, che ci accompagna in tutto lo spettacolo. E questo spettacolo, la cosa particolare è proprio che la musica e la prosa si fondono completamente, quindi lo spettatore non perde mai diciamo, non ha lo stacco musicale, ma la musica è completamente integrata nello spettacolo, quindi ne fa parte e Certo. rientra come se fosse un altro dialogo in musica. Per cui Bene. quando il nostro musicista meraviglioso canta e suona, anche noi attori saremo in scena ad accompagnare in qualche modo la musica senza disturbare troppo. Però è, diciamo, tutto un tutt'uno, non c'è l'intermezzo musicale, ecco, è proprio parte dello spettacolo integrante. Quanto ti sei divertita a fare questo testo, Laura? Allora, io ti devo dire che questo testo mi ha messo a dura prova perché è arrivato in un immagino. momento della mia vita un po' difficile, con Vabbè. le classiche coppie che magari hanno un Vabbè. momento difficile, e Come quindi è arrivato così come una mannaia tu. Ecco, nella mia quindi vita. piove sul Però bagnato, uno potrebbe dire, quindi, come la regista mi diceva sempre, fai un po' di resistenza, fai un po' di resistenza, alla fine certo. abbiamo scardinato queste resistenze, insomma, Però insomma è ti è molto servito bello. questo, diciamo, anche questo momento personale ti è servito da portare all'interno di questo lavoro? Ma sai, il teatro a volte può essere catartico, Sì, a sì. volte, non sempre. E per noi che magari è una professione è un po' meno catartico, mettiamola così, per chi Mettiamola lo fa un così. pochino, ecco, perché abbiamo comunque una responsabilità diversa, Certo, no? Quindi è un certo. lavoro che si fa anche per il pubblico, invece no, che per noi stessi. Però devo dire che questa casualità di eventi hanno dato un pochino la mano, un po' al cerchio e un po' alla botte, per cui alla fine si è sistemato tutto bene, ne siamo usciti perfettamente. Come diciamo il tuo rapporto con il personaggio femminile, com'è stato? Cioè, ti sei un po' rispecchiata in questa donna che vive questa storia, insomma, un po' così, diciamo, anche un po' impietosa, questo ritratto impietoso di questa coppia. Quanto ti sei Guarda. specchiata? Allora, devo dire che mi sono specchiata un po' in lei e un po' in lui. Sì.
perché chiaramente no, non è che c'è mai un personaggio che ti ricalca, però delle situazioni in realtà succedono con una violenza, nelle liti di coppia ci sta una ferocia di base che veramente uno dedica solo alla coppia, come dire, c'è proprio una cattiveria che si riserva soltanto al proprio partner. In calabrese ci hanno detto con un pozzo, con un erba pozzo, okay, che dice proprio che non posso fare niente con tutti ma con mia moglie posso tutto, è un po' questa cosa qui. E devo dire che ci si prende delle licenze col proprio partner in cui anche io insomma mi ci rivedo, quindi un po' mi ci sono rivista, sì. Bene, sì. Quindi è stato un po' catartico, dai, diciamolo. Un po' catartico, dai, sì. E allora l'invito è di andare al Teatro Testaccio, quindi via Romolo Gessi 8 esattamente, quindi siamo a due passi proprio da Piazza Santa Maria Liberatrice, per l'esattezza, quindi Laura Monaco e Marco Zangardi con la regia di Pina Panettieri in Piccoli Crimini Coniugali, scusate, di Emanuele Smith, giusto? Ho detto tutto bene? Sì. Dal 28 la musica dal vivo di Claudio Giovannini dal 28 mi raccomando, dal 28 al 30, quindi da giovedì, venerdì e sabato, sempre ore 21, dico bene Laura? Sempre ore 21, sì. Perfetto, e allora abbiamo detto tutto. Laura, io ti ringrazio tanto, spero di vederti. Grazie presto, così ci facciamo una rimpatriata di quattro chiacchiere, e naturalmente buon teatro. Grazie mille, io spero veramente di vederti presto, che sono proprio tanti anni che non ti incontro. È un po' che non ci vediamo, vabbè, ma insomma. Sì. E poi naturalmente spero che questo spettacolo possa avere un futuro, a girare per gli altri teatri. Ce lo auguriamo, sì, grazie. Un abbraccio forte, ciao Laura, a presto. Un abbraccio, ciao, grazie, grazie. Ciao, ciao.